Va ora in onda l'Espresso del Froldi. Pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1. Il sonno della ragione genera mostri è un'incisione che fa parte della serie intitolata Los Caprichos, che rappresenta i vizi della società spagnola contemporanea all'artista. Ecco, mi è venuta in mente questa frase per riassumere un po' le tante sfaccettature del Gran Premio che abbiamo vissuto, il Gran Premio ad Austin. Allora, prima sfaccettatura, il sonno della ragione, cioè l'idea che ha Domenicali che i test non servano in pista, che si debbano fare quanto è più possibile, diciamo, fine settimana con il format sprint, con tutti gli annessi e connessi, che significa che sostanzialmente abbiamo il parco chiuso a partire dal venerdì, che non si ha il tempo davvero di testare il setup della monoposto, e questo significa anche che si va un po' alla cieca sia nella mini gara sia, e la si usa addirittura come test per la gara. Quindi sostanzialmente ancora una volta la mini gara ci dice che non c'è uno spettacolo degno di tale nome, che è l'obiettivo che dichiara di aver raggiunto, insomma, il nostro Domenicali. Certo, la sua frase per certi versi incredibile, appunto il sonno della ragione genera mostri, la frase di un ex TP che adesso a capo della Formula 1 afferma che le prove libere servono solo agli ingegneri, non considerando che gli ingegneri devono mettere a posto il setup dell'auto insieme ai piloti, così che i piloti si sentiranno più sicuri e potranno guidare con maggiore, potremmo dire, anche sicurezza, e quindi avere performance migliori e quindi anche spettacolo al netto di eventuali domini che ci sono sempre stati. Ecco, questa cosa stranamente non passa nella mente di un uomo che è stato a capo della più prestigiosa scuderia di Formula 1. E il sonno della ragione genera mostri perché in Ferrari ancora una volta, insomma, ogni tanto fanno tirano fuori il coniglio dal cilindro, che però, poverino, quel coniglio è morto già da qualche secolo. Se sai che la tua monoposto, per una scelta legata alla SF23 che di più non ti può dare, non puoi caricare quella monoposto troppo al posteriore, se no sballeresti completamente il comportamento della macchina con un anteriore debole, e se sai che quindi avendo meno carico le gomme rotoleranno di più, detta in maniera molto, molto schematica, e queste gomme quindi si useranno di più degli altri, mi devi spiegare perché la domenica scegli di far gareggiare Leclerc con un solo cambio, che è una cosa folle, eppure lo hanno fatto. A quel punto avrei preferito osare per osare, tanti hanno detto, io condivido, beh, vedete le soft gli ultimi giri, ad esempio, oppure perché il venerdì, il sabato durante la mini gara, dare a Sainz le soft e vedere quanto duravano, e nessuno ha usato le soft. Cioè, questo ti fa capire veramente che certe volte al muretto ci siano dei problemi giganteschi, e anche in questo caso il sonno della ragione genera mostri. Mercedes, anche qui il sonno della ragione genera mostri, nel senso che è comunque una conseguenza diretta, in una gara in cui potevano dire la loro, alla fine c'è la beffa che diventa anche un vantaggio paradossale per la Ferrari che va a podio, di uno strepitoso secondo posto di Hamilton, che però, insomma, ha avuto lui nella scelta random che si fa dopo la fine della gara di controllare la parte rigida, il plank, che era usurato troppo, il suo e quello di Leclerc, e quindi inevitabile la squalifica. Il sonno della ragione perché? Perché anche Mercedes non ci hanno capito molto all'inizio, hanno raddrizzato una gara che potenzialmente poteva vedere vincente Hamilton, ma poiché sempre per colpa del format scelto in un circuito che è pieno di saltellamenti, per sia loro che Ferrari hanno dovuto scegliere un assetto un po' alla cieca ma comunque basso, vedete che invece Red Bull non l'ha fatto, ma Red Bull se lo può permettere perché è molto performante, e quindi hanno messo in conto che potevano consumare di più
il Planck, ma non potevano sapere quanto, perché? Beh, perché non hanno avuto il tempo di verificare queste cose, perché hanno fatto la mini gara, poi c'è il parco chiuso, congeli e la domenica c'è la gara vera e propria. Vedete che è tutto un insieme di follie che sembrano davvero dirci che c'è questo sonno della ragione. Il sonno della ragione, per concludere, che ha creato la meravigliosa SF23, che da qualcuno tacciata come una monoposto che non avrà limiti per la velocità che esprimerà in pista, da qualcun altro che non c'è più, monoposto nata molto bene, e difatti si è visto. Avete ascoltato l'Espresso del Froldi, pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1.